Si intitola Reportage astrattismo nella vita quotidiana ed è la mostra che lei inaugurerà venerdì 18. Di che cosa si tratta? L'idea di questa mostra nasce da un'esigenza che avevo da tanto tempo di dare un supporto materiale alle quelle foto digitali che da anni scattavo tra Fano e Milano, le città dove ho vissuto gran parte della mia vita, ma poi rimanevano imprigionate negli hard disk o nel cellulare. Quindi gli ho voluto dare visibilità, far vedere al pubblico quella che secondo me è una bellezza nascosta di molte cose, situazioni e luoghi che vediamo tutti i giorni. E questa bellezza nascosta può essere data da delle linee geometriche particolarmente eleganti in una stazione dei treni o in una scala mobile, o possiamo notare la suggestività e l'emozione che può dare un'ombra o una riflessione su una superficie d'acqua. Dove verrà allestita la mostra? La mostra verrà inaugurata venerdì 18 alle 18 al Darderi Bistrò in centro a Fano. È composta da oltre 30 scatti e durerà per oltre un mese.